Quando Pitagora muore, Reggio diventa la città più pitagorica insieme a Locri. È Pitagora di Reggio il più grande bronzista della storia e il protagonista del terzo episodio sui Natali della città dello Stretto, raccontato da Daniele Castrizio all'interno del festival Ecrizona alle radici. 12 minuti per ripercorrere l'arte dell'uomo che ha dato vita ai bronzi di Riace, custoditi al Museo Nazionale della Magna Grecia. Dalle opere scultoree alla musica grazie al trio Diemer, con la straordinaria performance del soprano Christian Potrà, accompagnata dalle sapienti mani di Ola Kirilova e dal flauto di Pasquale Poto. L'apertura del concerto è riservata al duo storico, quello composto da Kirilova e da Poto, che esegue un brano tratto da Orfeo ed Euridice di Gluck, mentre il pubblico si perde tra le melodie. La scena si arricchisce con la voce del soprano che intona con leggiadria la capinera di Benedict. Splendido il dialogo con il flauto che chiude il pezzo tra gli applausi. Il trio di Emer affascina e non solo per la scelta dei brani in repertorio. Il finale è magico e con un doppio bis. Dominella Trunfio per la CNews 24.